Siamo sicuramente soddisfatti, crediamo siano risultati importanti, siamo cresciuti del 5% nel totale rete come giro d'affari, ma soprattutto siamo rafforzati dal fatto che è una crescita che continua da 10 anni e quindi il percorso prosegue, diciamo, in modo positivo ormai da molto tempo. Abbiamo oltre 270 negozi nuovi con l'insegna CRAI e quasi un centinaio che sono entrati a far parte della nostra organizzazione nel mondo del drag. Quindi la crescita viene da una crescita di rete su cui noi abbiamo concentrato da tempo le nostre attenzioni e i nostri investimenti e su cui puntiamo per un'ulteriore crescita quantitativa, ma direi soprattutto qualitativa. Questa attività, che è un e-commerce a tutti gli effetti, nel senso che è un acquisto fatto online, quindi attraverso uno strumento elettronico, ha come primo input, nel momento in cui uno entra nel sito, la scelta di un negozio, di uno tra i negozi aderenti, che al momento sono 41, che già a fine anno diventeranno 250. Quindi il concetto di prossimità rimane e si rinforza col fatto che il legame tra cliente e negozio non si perde, appunto, anzi in qualche modo si rinforza. Questo per noi è un elemento strategico, il termine della relazione e del servizio sono due termini che caratterizzano la nostra distintività sul mercato, quindi il cliente che entra sa esattamente chi gli prepara la merce, chi eventualmente gli consegna la merce a casa se decide di farsela consegnare a casa, e quindi ha una possibilità di verifica di tutto quello che sono i suoi acquisti, le sue dinamiche, la possibilità poi anche di mantenere una doppia relazione, sia acquistando online sia andando a visitare il negozio, e noi riteniamo che questo sia molto coerente con la nostra logica di prossimità e appunto di relazione col cliente.